intanto se ci sono domande o osservazioni per l'assessore o per altri relativamente al bilancio. Credo che l'assessore Sudana sia in grado di farlo, eventualmente chiedere il supporto agli assessori. Ci sono domande? Consigliere Cassarà? Sì, grazie per avermi concesso la parola. Volevo capire alcune questioni relativamente ai vari capitoli che ci sono, perché quella che ringrazio per quello che è stato detto, ma è una somma algebrica di numeri che poi magari i conti anche tornano, però vorrei capire anche se questa amministrazione ha fatto anche una valutazione politica del bilancio. E questo è importante capire cosa ne pensa, se in vari capitoli i soldi sono stati indirizzati più o meno bene, che questo non ho sentito e auspicherei anche che ci fosse una piccola relazione. Io mi sono guardato, vi dico sinceramente, alcuni capitoli di bilancio e per quanto soprattutto sono rimasto un po' divido per quanto riguarda soprattutto il trasporto scolastico e le mense scolastiche, perché insomma, sono stati spesi per le messe scolastiche 40.000 euro e anche per il trasporto scolastico è molto, molto un po' esagerato. Io l'avevo già detto ancora tempo fa che è di fare un appalto unico tra i vari comuni, quindi i municipi, in modo che ci fosse un abbattimento dei costi e investire in un'altra maniera. Questo avrebbe dovuto essere fatto, diciamo, nella conferenza dei sindaci soprattutto, ma io non ho visto che questa amministrazione sia attivata in questo senso qui, perché fare una pasta di base in questo senso significa risparmiare i soldi che risparmi investi in altra maniera, perché auspicherei magari nel futuro che ci fosse un intervento del genere, perché ho visto che anche per quanto riguarda soprattutto le rette delle mense rispetto alle altre amministrazioni sono in aumento via musica di chiave. A me risulta che oggi, per quanto riguarda le mense scolastiche, tutti quanti pagano 4,35 euro, mentre per le altre amministrazioni, ad esempio, io ho fatto un piccolo sondaggio, ve lo dico sinceramente, L3 costano 3,50 a San Donato, alla materna per il primo figlio a carico, €2,70, secondo figlio €2,30, per il terzo è gratuito. Per l'elementare e la media, per il primo figlio 3,40, secondo figlio 2,80, terzo gratuito. Il principio di gratuità vale anche per i trasporti per il terzo figlio. Allora, questa amministrazione ha passato sempre a sempre di più cittadini che stanno soffrendo in questo periodo, per cui io auspicherei che ci fosse un intervento per abbassare le quote delle mense scolastiche, anche perché ho visto, scusate, la TRAN 2012 sono stati spesi circa 36.000 euro per feste di piazza e feste natalizie. Allora, perché non fare qualche attività in meno e investire in questi termini qui? E questa è la domanda che io faccio a questa amministrazione, prima di tutto. Poi, su qualche altro capitolo, il capitolo 450 per dire, per quanto riguarda le spese dei itinerati, ho visto che c'è stata un'integrazione di 6.000 euro recentemente per un totale di €72.536. Credo che bisogna trovare anche il modo per una mediazione su queste cose qui. Anche qui l'amministrazione potrebbe risparmiare questi soldi. Poi sono rimasto un po' allibito anche per quanto riguarda il capitolo 9504, itinerari percorsi del Brescia, che è a 0 euro. Mentre precedentemente c'era un investimento di 45.000 euro. Io penso che investire anche per quanto riguarda questi tipi di percorsi a Pieve Vecchia e Cile sia un investimento che potrebbe portare oltre a un ambiente rigenerato, potrebbe essere fruito e gestito dalla gente, potrebbe portare anche
un turismo anche interno. E perché non fare queste cose qui? E non riesco a capire da questa amministrazione, non si attivi quei percorsi. Poi la stessa cosa anche per quanto riguarda il capitolo 45-60 del canile. Anche qui c'è stato un aumento dovuto all'antagismo. Allora, l'avevo già detto anche precedentemente l'assessore, lo sa benissimo anche lei, che bisognerebbe fare un canile consorziato con gli altri comuni. Anche qui c'è un abbattimento di costo e si investe in altra maniera. Ma non mi risulta che al momento sia stato attuato. Sì, ma siccome ho capito che è il nostro, ma però siccome ha un costo veramente elevato, allora quello che dico io di fare un canile consorziato con altri comuni. Credo che questa sia una buona soluzione. Allora, di questo passo ci sarebbero una diminuzione di costi e questi qui si potrebbero investire in altre maniere. Io penso che al di là di tutto comunque, non vedo. Non mi trovo tanto d'accordo su questo bilancio, per cui la mia impressione è che grazie consigliere Cassarà, stiamo parlando di un sì, adesso lascio la parola anche all'assessore al sindaco che l'hanno chiesto, vuole solo fare un commento dicendo che insomma stiamo parlando di un bilancio consultivo, quindi magari alcune delle sue osservazioni saranno tenute presente nella redazione del bilancio preventivo per l'anno 2020. Ci ha chiesto la parola l'assessore Susanna e poi il sindaco, prego. Sì, allora riguardo alla relazione diciamo che lei aveva chiesto in merito al bilancio, direi che la relazione che è stata preparata da me è stata abbastanza esaustiva, anche perché il dettaglio dei capitoli, così come lei ci dimostra, lo ha potuto chiaramente autonomamente vedere dal bilancio che le è stato consegnato, ed è inutile che io facessi una slide ricomponendo tutti i capitoli, bastava leggere il bilancio. Detto questo però c'era una slide secondo me molto importante, che è quella relativa al famoso diagramma a torta riguardo all'intervento di questo ente per quanto riguarda la gestione della spesa corrente, e abbiamo visto che lì c'è un'attenzione forte al settore sociale, cioè la maggior parte della nostra spesa è indirizzata al sociale, che è un obiettivo da sempre perseguito sia dall'amministrazione precedente sia anche da questa. Allora trovo abbastanza strano che lei con la sua estrazione politica venga a contestare una destinazione della spesa al settore sociale. Detto questo, riguardo ai canili, mi pare che ne abbiamo già parlato ampiamente in assestamento, cioè il canile sappiamo che è una spesa consistente, sappiamo anche che dobbiamo far fronte ad una legge che ci obbliga a recuperare i cani randagi del territorio e a ricoverarli nei canili. È stata fatta una gara tra associazioni, l'associazione che ha vinto è quella che ha proposto il miglior prezzo, e siccome si trova nel nostro territorio, noi rispetto ai comuni limitrofi che portano i cani nel canile abbiamo anche uno sconto mi pare che si aggiri intorno al 20%, comunque eventualmente i dati precisi ne riforniranno gli uffici. Come già avevamo anticipato, c'è un progetto che riguarda l'adozione dei cani e che stiamo puntualizzando con gli uffici per vedere sia la fattibilità sia la convenienza economica di questo. Le faccio presente che comunque in tutti i comuni, qualunque comune lei vada, non solo nel territorio circostante ma anche in Italia, tranne quelli che i randagi li lasciano nel territorio, hanno una spesa cospicua per i cani. Ora, immagino che altre scelte potrebbero essere fatte per ridurre questa spesa, tipo eliminare i cani, però questo non è legalmente possibile, quindi direi che sui canili abbiamo già discusso abbastanza. Il sindaco ha chiesto la parola. Beh, solo per in parte mi ha già anticipato l'assessore sul discorso canili. Certo che iniziare l'intervento, consigliere, con i conti magari anche tornano, stiamo parlando del bilancio, non so a cosa desse, i conti tornano, no? Magari anche tornano, e quindi non so se la visione era magari li avete fatti tornare o cos'altro, non si spiega meglio. Però lei ha citato delle questioni sulle quali ovviamente forse uno non ha capito bene l'istruzione dell'assessore, e quindi la questione di questa coperta corta sulla quale stiamo lavorando, oppure deve darci le soluzioni, perché è troppo comodo dire dobbiamo ridurre le rette per quanto riguarda la mensa, dobbiamo ridurre il trasporto scolastico, dobbiamo aiutare il sociale, dobbiamo.
Io dico, continui la frase, ci dica con quali risorse noi dobbiamo. Aumentiamo l'IMU, così con una mano chiediamo i soldi e dall'altra riduciamo le rette, il trasporto. Questa è la situazione. Da diverso tempo questa amministrazione, anche con quella precedente, si è dibattuta e ha dovuto affrontare, anche purtroppo con il muso duro di molti cittadini, molte mamme, quando abbiamo aumentato la questione della mensa scolastica, portandola al 100% del servizio. Però avevamo di fronte un elemento che era quello, rispetto alla mensa, del trasporto, che lei giustamente citava. Lei forse non sa che a Musile si paga poco più del 20% del trasporto, della spesa del trasporto scolastico totale. Ci sono 240.000 euro circa di trasporto e i cittadini ne pagano poco più di 40.000. Allora, cosa diciamo? Che dobbiamo aumentare di 200.000 euro la spesa del trasporto perché così lo qualifichiamo, lo guardiamo come la mensa? Credo che c'è un equilibrio sul quale l'amministrazione deve lavorare, ha sempre lavorato anche nella precedente gestione, che è quella di cercare di calibrare, perché poi rispetto al sociale delle famiglie dobbiamo anche dire che ci sono famiglie, ovviamente giovani, che hanno il problema dei figli della scuola, ma ci sono anche famiglie anziane che non hanno il problema della scuola, che però sanno che oggi l'amministrazione mette per la scuola 200.000 euro, dei quali magari può anche importare poco nulla, in quanto magari trattasi di persone anziane con un'abitazione appunto con una o due persone, che di questo poco importa, per cui vorrebbero che l'attenzione fosse destinata più verso quelle fasce d'età. Anche questo è un dibattito molto interessante. Sul sociale, se investiamo 1 milione di euro, lo diamo a tutti i giovani, lo diamo alle famiglie in difficoltà, chi ha perso il lavoro, gli anziani, come lo diamo? È una valutazione politica interessante, io credo nel modo equo, cercando di contemperare e aiutare un po' tutte le questioni. Per cui, rispetto a questa logica, o lei finisce la frase e ci dice dove troviamo le risorse, perché non può ogni volta poi appendersi dietro alla questione della festa di Natale, del Babbo Natale o del San Valentino, perché sinceramente è un po' ridicola questa questione. Io le dico, il San Valentino, il Natale, le questioni riferite alle nostre tradizioni, alla nostra cultura, con tutto rispetto e per fortuna abbiamo gli istituti sovracomunali, gli enti sovracomunali, provincia e regione, che ci danno anche una mano, per cui credo che sia stato bravo l'allora assessore e l'assessore attuale nel portare avanti quelli che sono appunto questi canali di risorsa che alimentano una spesa che credo sia giustificata e ovviamente importante per quello che riguarda Musile. Togliamoci anche il San Valentino, togliamoci anche la festa di Natale, spegniamo le luci la sera e siamo tutti a posto, consigliere. Non so se sia questa la sua politica o la sua visione per Musile, noi crediamo di no. Quindi rispetto a questo ci sono, teniamo aperta la discussione sul politico, facciamo quello che vogliamo, però siamo anche seri nel trovare anche le giustificazioni a certe proposte. Quindi su queste questioni veramente mi ha lasciato un po' a desiderare il suo intervento. Per ultimo, ma non per ultimo, le piste ciclabili. Adoperiamoci sulla Piave Vecchia, sulla questione, cioè sta partendo, è in bando di gara del BIM, non so lei dove sta vivendo questa realtà, il consigliere comunale. Il BIM ha appena appaltato i lavori della pista ciclabile che partono dal porticciolo al taglio e arrivano a Caposile, oltre i 200.000 euro di intervento. Noi abbiamo approvato ovviamente il nostro progetto, esatto, e quindi noi sulle piste ciclabili, su un investimento che sia Caposile, che sia Salsi, che sia collegamento a Piave Vecchia, attraverso risorse proprie, ma anche attraverso il BIM, che fortunatamente non è neanche i bazzelli del patto di stabilità, per cui può anche pagare diciamo concretamente i fornitori che oggi compiono i lavori, diamo attuazione a una programmazione che parte già da diversi anni. Quindi se lei sta dicendo dovete investire anche su questo, forse si è perso qualche progetto per strada. La invito ad andare al BIM, andare all'ufficio tecnico a verificarsi questi progetti che sono in fase di esecuzione, non di progetto, di esecuzione. Grazie signor Sindaco, la parola al consigliere Cabiotto. Sì, buonasera a tutti. Ma io dico due cose. Una sul bilancio consuntivo di fatto rappresenta quella che è l'operato di un'amministrazione comunale nel corso dell'anno appena trascorso, nel quale si devono tirare un po' le conclusioni di quelle che sono state le scelte amministrative fatte, compiute e realizzate in parte rispetto a quelle che erano di previsionale. E dico che anche se il bilancio consuntivo è stato redatto in parte, cioè è stato
stato utilizzato in parte, come si può dire, da questa amministrazione, perché una parte lo era dell'amministrazione pregressa. Io credo che comunque tutte le partite di bilancio alla fine devono essere, come dire, imputate a questa amministrazione, perché l'anno del discorso c'è stato l'assestamento di bilancio con una forte manovra che ha di fatto cambiato quello che era l'impianto del bilancio di previsione approvato a marzo. E mi sto riferendo in modo particolare alla modifica delle aliquote di base dell'IMU, che di fatto è stata una delle scelte forse dettate all'epoca in fase di assestamento da quello che veniva detto che era una previsione da parte del Ministero sbagliata su quello che era il gettito che poi alla fine dell'anno doveva di fatto realizzarsi. Ricordo che a bilancio di previsione il gettito IMU era di 1.930.000 euro, di fatto in assestamento siamo arrivati, in assestamento a consuntivo, siamo arrivati ad una cifra di circa 200.000 euro in più. Quindi le stime del Ministero rispetto al 1932 erano corrette, forse non serviva di fatto a fare una modifica delle aliquote così forte che ha di fatto messo un po' in ginocchio alcune famiglie e alcune attività produttive. E questo non sto qui a ripetermi su quello che abbiamo già detto in sede di assestamento, ma di fatto è così. Forse con la manovra dell'IMU non si è dovuto parare il colpo del mancato gettito, anche se l'assessore prima nella interessante, e le facciamo i complimenti perché tra gli anni passati in questo consiglio è la prima volta che c'era un assessore che giustifica il bilancio in maniera così dettagliata. Ma al di là di questo, la manovra dell'IMU forse ha dovuto coprire quello che era un buco di bilancio sulle previsioni degli oneri, non tanto su quello che erano i mancati trasferimenti. Gli oneri di urbanizzazione erano previsti in 300.000 euro, sono stati di fatto, sulla parte vincolante però ha inciso di 120.000 euro, la parte corrente, quindi se non fosse se sbaglio, perché il 54% va comunque alla parte corrente, quindi non è che si fanno solo meno opere con gli oneri di urbanizzazione, perché una parte vengono utilizzati anche per il pagamento della spesa corrente. Ma al di là delle considerazioni sull'IMU e di altre piccole partite di bilancio, io vorrei spostare un po' l'argomento su quelle che, ripeto, siano delle scelte politiche dell'amministrazione, non tanto sulle singole partite di bilancio o la singola voce di spesa. Anche perché è un po' difficile avere il quadro complessivo del bilancio 2012, perché come ogni anno succede, quando si fa il bilancio consuntivo dell'ente comunale non si fa valore patrimoniale. Quindi noi ogni volta che lo chiedevamo da parecchio tempo questo aspetto qui, che venisse portato contemporaneamente il consuntivo dell'ente comunale, il consuntivo della patrimoniale, per avere la gestione complessiva delle... non l'ho ricevuto il bilancio. Era a disposizione, però nessuno l'ha richiesto, era a disposizione. No, io l'ho richiesto in conferenza di capigruppo, l'ho richiesto in conferenza e mi è stato detto che non era approvato, quindi si è pronto, non è stato. È stato approvato successivamente, però successivamente all'approvazione che è avvenuta la settimana scorsa era a disposizione dei consiglieri. Ne prendo atto, io ripeto, in conferenza di capigruppo l'ho chiesto a Silvia. Scusate, la conferenza di capigruppo l'aveva richiesto, avevamo detto che non era disponibile, che non era stato approvato, che sarebbe stato messo a disposizione. Non è stato detto che sarebbe stato messo a disposizione, è stato detto che si provava, ma non era sicuro che la cosa veniva fatta, perché quindi era, in conferenza di capigruppo è stato detto questo. Dopodiché se mi dite che ora è pronto, non è stato, o c'è stata una mancata comunicazione o comunque una... Do atto che non l'ho visto, ma l'avevo comunque chiesto. Quindi mi è anche difficile, ripeto, avere il quadro complessivo della partita del bilancio. Di
sicuro secondo me una parte dei soldi potevano essere spesi meglio su questa amministrazione, mi riferisco magari ai 28.000 euro spesi per l'attivazione della casa dell'acqua, i 10.000 euro del debito fuori bilancio, i 20.000 euro, vi ricordava prima il consigliere Cassarà, spesi per le manifestazioni solo estive, solo, no, 20.000 euro più i contributi regionali, si va 20.000 dal comune più 17 mi sembra il contributo regionale, o viceversa 17 dal comune. Vabbè, comunque ne abbiamo speso oltre al contributo oggi 20.000 euro, o viceversa, o 17 più 20, vabbè, vedete voi, non ricordo se il contributo era di 20 o di 17. 5.000 abbiamo. Il sindaco vi ricordava, vogliamo festeggiare il Natale, tutti vogliamo festeggiare il Natale, sindaco, però mettere 5.000 euro di bilancio come sono stati messi per fa fatica a festeggiare San Donà a bilancio di Natale su una cittadina di quasi 45.000 abitanti, noi su 13.000 abitanti mettiamo 5.000 euro di bilancio per fare delle feste che poi non hanno avuto neanche un grosso successo. Lo dico io, ma lo dico anche con convinzione su quello che era l'offerta. Dico che oltre a questo, rispetto a se magari posso completare l'intervento, si dico appunto che siamo questi contributi sono stati fatti senza contare anche quelli che sono i contributi che poi vengono erogati alla Prologo per la festa di San Martino o per la festa di San Valentino, e quindi mi viene da pensare che come comune siamo un comune molto festaiolo rispetto a quello che è il budget del secondario, parlo di comuni limitrofi, e mi chiedo che ci sia poco da festeggiare in questo momento per i cittadini che magari si attendono risposte diverse rispetto alle feste, perché la situazione, almeno per quello che mi riguarda, per quello che riguarda l'aspetto economico della vita sociale di molti, è drammatico. Quindi io questo è l'invito che faccio nel bilancio di previsione, di guardare oltre a questo e di impegnare magari questi soldi. Non sto dedicando il fatto che non siano stati impegnati nel sociale, ma che venga aumentato più possibile quel capitolo. Per quanto riguarda le opere pubbliche, io penso che restano sul tavolo soliti problemi legati, che sono presenti da parecchi anni in questo comune, e certi anche gravi, e alcuni di questi sono anche, come posso dire, frutto di scelte inspiegabili dal mio punto di vista, che non sono solo in capo a questa amministrazione ma anche all'amministrazione scorsa. Uno su tutti è la situazione dello stato dell'ex SICE. È ammissibile che non riusciamo a completare quell'opera, a redarla e poterla finalmente fruire. È passato un ulteriore anno dall'anno scorso, da quando l'opera era quasi completata, siamo ad aprile del 2013, intanto noi continuiamo a pagare il mutuo per l'acquisto della scuola a fondamento di 130.000 euro, la casa a fondamento. Quindi abbiamo speso 130.000 euro per la casa di sfollamento, non abbiamo i soldi per arrivare alla SICE, e mettiamo a bilancio i due stralci di completamento per la casa di sfollamento nel 2014 e nel 2015. Quindi già vediamo di sistemare la casa di sfollamento, ma la SICE, ricordo a tutti, deve essere ancora aperta. Resta ne va dato atto a questa amministrazione di un grande lavoro sulle strade. I soldi delle opere pubbliche di fatto vengono spesi quasi tutti in strade. E un'opera sicuramente importante è stata realizzata da sotto gli occhi di tutti, è la pista ciclopedonale sulla statale 14. E ho visto che è stato approvato anche l'ultimo stralcio come tutti
comitato esecutivo, se non mi ricordo male, dell'ultimo tratto che va dal Bingo al Villaggio del Bosco, quindi su questo aspetto mi sembra che sia una delibera di giunta che tra l'altro il progetto esecutivo di Vitino è un assetto merito. Scusi? No, ho visto una delibera di 900 metri, no? No. C'era un 900 metri lineari di completamento delle opere. No, quella è la trattoria comunque. Vabbè, nessuno comunque, no, l'opera è comunque, al di là che venga fatta, è sicuramente un'opera importante, un'opera alla quale non si può dare merito di questi. La cosa è ovviamente poi sul discorso che dicevo prima, sul discorso delle strade, vengono asfaltate spesso strade per manutenzione su opere pubbliche, fatto ma di fatto non vengono, diciamo, messi in previsione ulteriori interventi di opere pubbliche che possano dare qualcosa di più alla collettività, al comune di Musile. Mi spiego, le strade sono necessarie da manutentare, ma di fatto non si danno, cioè, ci sono e si devono manutentare, però non si dà un'immagine di opera pubblica che può essere qualche utilizzo di qualche struttura che poi, cioè, non c'è un'idea di progetto sulle opere pubbliche, questo volevo dire. Su quello che è mi sono spiegato un po' male, ma l'idea era che non c'è un progetto di qualificazione degli edifici su quello che è l'aspetto di opere pubbliche se non di strade. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, ho riscontrato, ho visto anche nella relazione del dottor Bergamo, che sono stati manutentati gli ultimi edifici, è stato approvato il piano vendita, però manca quello che secondo me è importante sull'ERP, i nuovi interventi. Io ricordo, riguardo l'assessore Tamai, 3 anni fa si diceva che via Milano, c'erano degli importanti interventi da realizzarsi, nuovi interventi, perché parlo di interventi di edilizia residenziale pubblica nuovi e non solo la manutenzione, di fatto sono rimasti promesse demagogiche anche da parte di l'ex presidente dell'APE che era stato qui, parlo di Mazzonetto, nel quale se lo si decantava soltanto di aver creato, di fare gli interventi nuovi a Musile, cose che ovviamente non ci sono né a bilancio e vengono comunque solo manutentati gli edifici esistenti. Poi dico, piangere sempre perché non ci sono mancati, ci sono mancati trasferimenti da parte del governo centrale dei diritti sovranominali, è ormai prassi consolidata non solo di questa amministrazione ma di tutte e di tutte le amministrazioni che ci sono in giro. Non ci sono soldi, davvero, non ci sono più soldi, mancano i trasferimenti ed è l'esclamazione più diffusa che viene fatta dalle amministrazioni. Il sindaco prima chiedeva quali sono le soluzioni per dare una risposta a una risoluzione di problemi sul taglio magari della spesa e sulla riduzione della spesa del personale. Noi lo abbiamo sempre detto qual è, e mi fa piacere che a tal proposito leggevo un'intervista del sindaco Forcolini su quello che era il primo anno di amministrazione, i risultati del primo anno di amministrazione fatti, e su una domanda: nel suo progetto politico ha contemplato l'impegno per promuovere l'unione di servizi per i comuni limitrofi? La risposta era: la sfida è sempre aperta, l'unione dei servizi per i comuni resta un impegno prioritario, le scarse risorse a disposizione da una parte e l'opportunità di far squadra dall'altra devono porsi nelle condizioni di ottimizzare il servizio ai cittadini, risparmiando in termini finanziari e di risorse umane.
Molto spesso gli ostacoli più gravi arrivano proprio dalla politica di campanile e su questo dobbiamo porre la nostra attenzione e l'impegno per superare gli interessi di casata rispetto a quelli dell'intero territorio. Questo è quello che rispondeva il sindaco su una... Allora, io credo che forse nella risposta del sindaco si faceva un po' di autocritica rispetto a quello che ho inteso questo, che spero, perché da 5 anni noi diciamo una cosa e di fatto chi non si è mai tolto la casata, chi ha sempre fatto la politica del campanile è stata proprio forse l'amministrazione scorsa, questa non lo so ancora. Scusa? Esempi? Come? Chi non si è tolto la casata? Non è che cioè, le posizioni sono ben chiare da parte. Scusa? No, su non togliersi la casata, sull'unione dei servizi, me ne vengono in mente, mi sembra che come forze politiche il PDR sull'unione dei servizi non ne volesse sapere, o la strada sulla strada non ne volesse sapere, sull'unione dei comuni non ne volesse sapere. E non è che mi tolgo la casata, non è che non lo dico ora. Ma su questo non voglio fare polemica, perché per me è un cambio di direzione in questo senso qua. Però credo che oltre alle intenzioni sindaco, oltre alle intenzioni di questa intervista che ho veramente apprezzato, perché il succo del risparmio della spesa per gli enti locali sta lì, secondo me, nel senso di dover veramente ottimizzare i servizi e fare squadra tra i comuni per riuscire a ridurre il personale, per riuscire ad ottimizzare il personale, non ridurlo, e per le riduzioni anche della spesa, delle spese. Però mi aspettavo degli atti e delle iniziative concrete in tal senso e mi auguro che vengano fatte nel corso di quest'anno, visto che aspettiamo ora le amministrative a San Donato e poi spero si possa aprire, perché credo che su questo si possa fare molto appunto per ridurre le spese degli enti locali. Poi credo che nel nostro piccolo bisognerebbe provare a far ripartire anche il settore dell'economia edilizia, che credo che in questo momento qua stia veramente... Scusi consigliere, potremmo restare un attimo sul tema? Sì, no, è il tema di bilancio. Bilancio consultivo, non stiamo parlando di previsioni. No, sul bilancio consultivo sono delle osservazioni che faccio, perché il patto non è stato approvato nel bilancio consultivo, ma è conseguenza. No, se vuole mi fermo, eventualmente le faccio anche dopo. No, vorrei che lei concludesse il suo intervento, dopo se ci sono delle risposte poi lei conferma se è stata... No, volevo solo dire che appunto cercare di dare mano a far ripartire quello che può essere l'economia edilizia, parlo spesso che con il PAT che è stato approvato, io non ho condiviso la struttura del PAT, il PAT approvato, ma ora che è approvato si possa partire con il piano degli interventi per dare risposta a quelle che sono delle parti del territorio che necessitano, cioè ovviamente chi poi vuole partire parta, e che però diciamo diamo una risposta su questo aspetto qua, come su quello che si può fare ovviamente a livello comunale. Questo non è un aspetto, forse sul padre mi sono dilungato, non è un argomento di bilancio, però era una considerazione che nel complesso del ragionamento mi sentivo di fare. Io per il momento concluso, se mi vengono date delle risposte in appello sarei grato. Spero che l'assessore Susanna si ricordi tutte le domande e quindi poter dare tutte le risposte. Perfetto, grazie. Sì, allora, per quanto riguarda l'IMU, io sono proprio contenta che lei abbia tirato fuori l'argomento, perché ho avuto modo durante la mia professione ultimamente, ma anche poi confrontandomi con altri assessori di altri comuni, che la nostra manovra è stata molto apprezzata, primo fra tutti per l'attenzione che è stata rivolta alle famiglie e con il discorso dell'estensione dell'agevolazione per il godimento dei beni. Cioè questa è stata della prima casa. Questa estensione è stata molto apprezzata e sarà condivisa da altri enti, perché comunque è un problema che nel nostro territorio è molto diffuso e questo, bisogna riconoscerlo, è una questione che è stata seguita solo dal comune di Musile nel territorio circostante.
Quando è stata fatta la manovra IMU era già noto la riduzione degli oneri di urbanizzazione ed è per questo che è stato anche deciso di aumentare le aliquote, proprio per far fronte a questa diminuzione che prima ho dettagliato in maniera più precisa. Sì, esatto. C'è da dire che per quanto riguarda la società patrimoniale, un'altra cosa, poi quel piccolo avanzo di 129.000 euro innanzitutto ci consente di guardare in maniera un po' più positiva rispetto al bilancio di previsione, perché i tagli prospettati dal governo sono altri. E qua mi aggancio anche al discorso che faceva lei prima riguardo al fatto di piangere. Nessuno ha pianto e nessuna intenzione di farlo. Le slide di prima hanno solo documentato un fatto evidente, che c'è stata una riduzione dei trasferimenti. Dopo, se vogliamo piangere su questo, piangiamo anche, però voglio dire, è una cosa evidente, è una cosa che va documentata. Sì, ma il modo sembrava negativo, in realtà non è che i comuni piangono su questo, i comuni riscontrano questo. Prego, assessore Susanna, continui l'intervento. Sì. Per quanto riguarda la società patrimoniale, allora ci sono due cose. La prima cosa è che comunque il bilancio era a disposizione dei consiglieri, probabilmente questa informazione non è arrivata, però era a disposizione. Però a garanzia dei consiglieri c'è una cosa che prima ha detto il revisore dei conti che forse non è stata compresa. Il fatto che da quest'anno è obbligatoria una nota informativa che deve essere asseverata dal revisore dei conti, quindi comporta anche una responsabilità per questo, riguardanti i rapporti reciproci tra ente comunale e società partecipate. Nel nostro caso, avendo una società in house partecipata al 100%, ovviamente la revisora si è soffermata in maniera precisa su questi rapporti e ha dato la sua asseverazione. Quindi, sebbene questo chiaramente era più semplice per lei guardare il bilancio, però questo costituisce sicuramente una garanzia per tutti i consiglieri. Per quanto riguarda poi le feste di paese, in questo siamo stati coadiuvati dalle varie associazioni che operano nel territorio. Per questo ovviamente hanno fatto un lavoro, hanno ricevuto un contributo e francamente negare questo contributo a queste associazioni che lavorano per questo e per il benessere per tutti i cittadini, trovo che questa richiesta non sia proprio... appunto questa critica, cioè criticare il fatto che vengono erogati dei contributi ad associazioni che collaborano con l'amministrazione per lo svolgimento delle feste di paese, che poi lei ha detto che non hanno avuto successo, a noi risulta il contrario, sono feste che comunque hanno ottenuto dei consensi e insomma le persone in piazza lo hanno dimostrato. Quindi questa critica, per carità, lei è legittimo di farla, però non... Sì, la rispettiamo, però non credo che per il futuro la accoglieremo. Per quanto riguarda poi l'ottimizzazione dei servizi, sicuramente è una cosa che è auspicabile. Diciamo che però, qui riporto ancora una mia esperienza, mi è capitato di partecipare in società che sono di più comuni e di vedere quanto sia difficile ottenere degli accordi, perché appunto si fa fatica a togliersi la casacca e perché comunque gli interessi non viaggiano sempre nella stessa direzione. Comunque sicuramente questa è una cosa a cui se ci sarà questa possibilità il Comune di Fusile senz'altro sarà uno dei partecipanti. Lo stiamo facendo esattamente, lo vedremo dopo con il giudice di pace. Per quanto riguarda le opere pubbliche e l'intervista del sindaco, credo che interverranno. Grazie assessore Susanna, ha chiesto la parola all'assessore Persico. Io prendo brevemente la parola perché ribadendo che stiamo parlando di consuntivo e non di previsione, quindi credo che questa amministrazione abbia fatto e la precedente abbiano fatto due scelte ben precise. La prima è quella di mantenere il patrimonio comunale e la seconda è quella di svilupparlo. Ora, prioritario era il mantenimento del patrimonio esistente, perché nel momento in cui noi abbiamo un patrimonio e lo lasciamo decadere, poi non riusciamo più a recuperarlo, e questo è il fatto delle strade, che o vengono manutenzionate costantemente nei limiti del possibile, oppure il degrado poi ti costringe a rifarle e finanziamenti in questo senso non ce ne sono. La seconda parte è quella di nuove opere,
e mi sembra che questa amministrazione e la precedente, con le due asfaltature che andranno ad iniziare nel prossimo mese, si siano interessate per poter avere dei finanziamenti per specifiche opere. Certamente se ci sarà la possibilità di avere finanziamenti sia per la costruzione del magazzino comunale che per la ristrutturazione della scuola Fornamento e altro, e se il patto di stabilità ci consentirà di spendere quei soldi, perché a volte si riescono ad avere i finanziamenti ma non si riescono a spendere grazie ai vincoli del patto di stabilità, e qui ci si domanda perché la sicchia poi non è finita, noi certamente ci impegneremo a farlo. Per quanto riguarda poi un brevissimo, proprio un inciso intervento su quello che riguarda i contributi per feste e manifestazioni, questa amministrazione li ha dati, già l'assessore ha riferito che intende continuare a farlo, e ricordo al consigliere che i contributi sono non solo per la singola festa, ma per le varie feste e per le varie attrezzature che i vari comitati chiedono, e l'amministrazione è sempre stata sensibile nei confronti di tutti. Grazie assessore, ha chiesto la parola al sindaco. Sì, due battute anch'io sull'intervento del consigliere Capiotto. Ho condiviso in parte la sua relazione quando parla della mia intervista, ma soprattutto di quello che volevo dire dopo un anno il primo anno di amministrazione, e su precise domande rispetto a quelle che potrebbero essere le risorse o l'ottimizzazione dei servizi. E in quella risposta c'era anche un'autocritica che credo sia giusto fare da parte di chi amministra, quindi non colpevolizzare o far ricadere sempre sugli altri quelle che sono le responsabilità amministrative. Anzi, sono il primo a dire che molte volte la politica fa dei danni rispetto a questioni che invece il buonsenso vorrebbe magari risolvere in modi più veloci, però sappiamo anche benissimo che quando parliamo di amministrazioni vicine, parliamo di questioni politiche, c'è sempre l'amministrazione che deve andare al voto, c'è sempre l'amministrazione che ha appena votato, c'è sempre l'amministrazione che è proprio interno alle spaccature, per cui ci sono delle rivincite o delle questioni appunto all'interno da far prevalere rispetto a una logica. Lo sappiamo noi che siamo sempre stati i primi ad adottare in questa amministrazione, ma anche in quella precedente, tutte le convenzioni utili per poter mettere in campo azioni e risorse che tornassero utili a questo territorio. In particolar modo quelle legate alla polizia locale, vi ricordate quei 100.000 euro persi da parte di San Romano di Piave, e noi eravamo partiti sempre come Ampide su questo, e poi c'è stata la battaglia armamento sì, armamento no. Oggi lo stiamo rivivendo questo problema, l'abbiamo rivisto in Consiglio Comunale a San Manà con il dibattito, però Musile non si è mai fermato di fronte a quelle opportunità che possono essere utili per il territorio, dove si fa squadra, dove si riportano a casa le risorse, noi ci siamo. Ovviamente a mettere le basi, perché poi nel concreto, nella progettazione, ci sarà ovviamente anche una parte tecnica che deve risolverle. È vero che molte volte è stato introdotto proprio nella fase invece di proposizione, proprio per i motivi che citavo, per cui se l'autocritica va fatta alle forze politiche, a chi ha contribuito, sono tutte le forze politiche, però rispetto a questo, Musile, in tutte le occasioni che sono arrivate per cercare di ottimizzare un servizio, noi ci siamo. Prova ne è che convenzioni aperte con Novetta di Piave, con Fossalta, con San Donato, con Jesolo, ve ne sono parecchie, tutte utili e atte a trovare disponibilità. Quindi su questo sicuramente c'è l'autocritica, ma c'è anche la realtà delle cose, che è quella di proseguire. Se poi ci parla di questioni legate alla città del Piave o altre questioni, non sono prettamente politiche di Lega, PDL, un centrodestra, eccetera, sono questioni anche personali su quali uno può credere o non credere, per cui è legittimo anche questo tipo di aspetto. Io non credo che la città del Piave sia quella che è stata proposta 10 anni fa ormai da 4 sindaci di centrosinistra che avevano presentato in una cena alle Guaiane questo progetto. Credo che non sia quello il modo di operare. Ne abbiamo dibattuto, oggi sono cambiati tra l'altro anche i termini, per cui insomma su questo siamo aperti, ma sarà una commissione apposita, saranno altre sedi quelle atte per ottimizzare questo tipo. La sfida è aperta, noi ci siamo, come ho risposto. Poi sulla questione ovviamente Comune Pestaiolo, credo che sia un termine che non so se la Proloco, le associazioni, il 7 agosto, le associazioni attive appunto sul territorio che
che si muovono per il San Valentino, mi viene in mente, insomma, cioè, dire che un comune festaiolo, quando vediamo migliaia di persone in piazza che sono contente perché finalmente la nostra amministrazione, quella precedente, ha riportato il San Valentino in piazza, quando voi con la vostra amministrazione l'avevate diviso fra San Valentino giostra e San Valentino mancarelle, insomma, è tutto dire. Quindi da voi su queste cose non abbiamo nulla da imparare, i cittadini l'hanno apprezzato. Io quando vado in piazza e ci sono feste ben riuscite, dei carri mascherati che abbiamo proposto dalla precedente amministrazione, San Valentino in piazza, al patto d'amistà, le feste in agosto fuori, sento tutti felici perché è piacevole passeggiare per Musile, dialogare, trovarsi insieme. Siete solo voi negativi su questo aspetto là, sempre negativi, perché Musile è festaiola. Ha ragione Berlusconi, un sorriso. Sorriso su tre cose, l'economia si rilancia anche così, spegniamo le luci, chiamiamo l'associazione dei commercianti, invito l'assessore Susanna a invitarli a fargli leggere le vostre dichiarazioni su questo aspetto, spegniamo le luci, non facciamo più nessuna festa e risparmiamo 20-30 mila euro, abbiamo fatto gli eroi, i complimenti, che abbiamo aiutato il sociale, abbiamo fatto morire tutto il resto, cioè certo che avete una lungimiranza veramente forte su questo aspetto, io rimango all'invito a volte su questo tipo di proposte. Grazie Sindaco, ho chiesto la parola al consigliere Sacillotto, che cede la parola al consigliere Carpenedo. Se posso concludere questo aspetto che riguarda Musile e Pestagliolo, intanto il termine festa non è appropriato in questo caso di un'azione amministrativa, perché noi nel nostro bilancio, nella nostra attività amministrativa precedente, abbiamo indicato come dei momenti di incontro per la popolazione, per la cittadinanza, momenti di aggregazione, che poi si facciano festosamente, allegramente, è diverso. E quindi tutto il lavoro che si è fatto, ecco, per mettere insieme associazioni, comitati, per un lavoro, ecco, così collettivo, per trovarci in piazza, ma anche per, ecco, nelle contrade, per poter scambiare appunto stili di vita, ma anche modi di vivere diversi, perché sappiamo che il nostro comune è esteso 45 km quadrati a realtà, frazioni che vivono decentrate rispetto alla nazione collettiva. Poiché adesso come cittadina andiamo avanti insieme, si era cercato fino a 5 anni fa di organizzare una serie di interventi che spero possano poi essere previsti, di incontro, per favorire questo atteggiamento di partecipazione, di appartenenza a un territorio che è vasto, ma che ha risorse, che ha risorse ambientali, paesaggistiche e anche culturali. Basti pensare che la comunità di, cioè la cittadinanza di Musile sta alimentando l'impianto formativo ed educativo di quei insegnanti, educatori, eccetera, di San Valentino di Piave. Cioè, la maggior parte degli insegnanti che lavorano a San Valentino di Piave sono di Musile. Per dire, ecco, abbiamo potenzialità grandi che vanno valorizzate, per cui io rigetto in qualità di ex assessore questa idea del festaiolo, l'idea di fare festa. Poi,